Hola gente, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, sebbene io su YouTube mi occupi di tutt'altro, ho deciso di fare questo video in particolare per condividere la mia esperienza. Ed è un video che vuole essere di carattere informativo per tutti coloro che stanno cercando di informarsi riguardo l'argomento. Pertanto cercherò di essere il più breve e conciso possibile. Ci tengo a precisare che tutto quello che dirò in questo video sarà fatto con una conoscenza medica pari a zero. Pertanto vi parlerò di quella che è la mia esperienza e di quello che mi è stato detto da insomma, persone che conoscono questo argomento molto bene. In data 9 giugno io ho subito un'operazione che, come avrete ben potuto capire dal titolo, è stata una circoncisione. E per chi non sapesse che cosa fosse, in pratica si tratta della rimozione chirurgica del prepuzio. Al che potreste chiedermi, ma è stata una tua scelta volontaria oppure sei stato obbligato a farla? Diciamo che è un po' un insieme di tutte e due, nel senso che prima o poi, magari non in questo periodo, però più avanti nel tempo, l'avrei fatta di mia spontanea iniziativa. E questo perché? Per una questione puramente igienica, in quanto nella zona tra le glande e il prepuzio solitamente possono magari annidarsi vari tipi di batteri, anche sessualmente trasmittibili, perciò prima o poi l'avrei fatto appunto per una questione igienica. Tuttavia sono stato tra virgolette costretto a farla adesso, in quanto presento una condizione chiamata fimosi o fimosi, a seconda di come la volete pronunciare, che in pratica in che cosa consiste? Consiste nell'impossibilità di scoprire il glande, quindi di ritrarre completamente il prepuzio. Vi faccio un disegnino così capite meglio. Dunque, al di là delle mie orribili capacità di disegno, immaginatevi che ci siano due tubi uno dentro l'altro e che per far uscire quello all'interno si debba aprire quello esterno qua sopra e che ciò non accada. Spiegata molto in breve, questa è la fimosi o fimosi. Questa condizione tra gli uomini è piuttosto comune e solitamente si risolve da sola o prima dei 10 anni, comunque prima dei 16 anni si risolve. Se una volta superati i 16-17 anni ancora la condizione persiste, credo sia il caso di andare a farsi controllare. Detto questo, io so benissimo che quando si tratta del pene di un uomo entrano in campo un sacco di fattori psicologici, in quanto molto spesso il pene viene visto come strumento di misura, come unità di misura della mascolinità di un uomo. E se questo viene ritenuto imperfetto, c'è la possibilità che un individuo si senta meno uomo. Per questo motivo, perché il suo pene è imperfetto, quindi lui è meno maschio di altri, il che è una cazzata enorme. Quindi mi raccomando, non fatevi problemi ad andare da un urologo perché la salute nostra, come tua, è sicuramente più importante di quello che la società può pensare di te poi. Ma al di là di tutto ciò, ci sono magari delle persone che sono già state dall'urologo, hanno già preso l'appuntamento per l'intervento e vogliono appunto sapere come sarà in sala operatoria, perché potrebbero essere spaventati, il che è normale, ma non soltanto perché si viene operati in una zona così delicata, ma anche perché semplicemente farsi operare a una spalla, anche semplicemente andare dal dentista molto spesso è un qualcosa che fa venire paura alle persone. Quindi vi parlerò in breve di quella che è stata la mia esperienza e di come sono stati i giorni successivi all'intervento. Dunque, come detto, io sono stato operato il 9 di giugno, che era un venerdì. E è andato tutto quanto alla perfezione, è stata una cosa davvero molto molto tranquilla. Considerate che ciò che io ho ritenuto peggiore dell'intera giornata è stato il dover aspettare 7 ore prima che mi portassero in sala operatoria. Dopodiché sono venuti a misurarmi la pressione, la temperatura e il battito cardiaco e più o meno verso le 1:30 sono arrivati degli infermieri che mi hanno preso col lettino e mi hanno portato in sala operatoria. Ed erano circa le 2:15 quando sono entrato nella sala operatoria. Una volta arrivato in sala operatoria è stata fatta un'anestesia locale con due punture diverse e l'unica cosa che si sente è praticamente quando viene inserito l'ago la prima volta e viene, diciamo, iniziata ad iniettare l'anestesia che un pochettino brucia. Ma è normale, così come viene fatto quando ci si fa magari un'operazione al dente dal dentista, si sente pungere, si sente il bruciore iniziale e poi non senti più niente. Stesso discorso appunto per questa operazione qui, che è durata più o meno mezz'ora 40 minuti. Quindi è una cosa davvero molto molto veloce e considerate che era anche la prima volta per me che subivo un'operazione. E quindi la cosa peggiore di tutto quanto non è stato assolutamente nulla riguardo l'operazione in sé o la zona operata, bensì la posizione in cui ero stato messo, o meglio, in cui mi ero messo, perché per 40 minuti sono dovuto rimanere immobile. Pertanto, prima che comincino a fare anestesia e tutto quanto, quando siete sul lettino mettetevi in una posizione comoda in cui pensate di poter stare anche delle ore. Comunque, imbarazzo ne ho provato? Assolutamente no. Sono dei professionisti, sono lì per fare il loro lavoro, certo non si mettono a fare commenti o a giudicare nessuno. Per quello che riguarda il dolore, invece, devo essere sincero. Assolutamente niente. Sto registrando questo video il giorno immediatamente successivo all'operazione, quindi sabato 10. E quest'oggi
non sento più niente, nel senso che non mi fa male. Stare in certe posizioni può darmi fastidio, fare certi movimenti può darmi fastidio, quindi mi muovo un po' con attenzione e con calma. Però al di là di quello tutto a posto. E anche ieri, subito dopo l'operazione, in pratica io sono uscito dalla sala operatoria e sono stato riportato nella mia stanza di ospedale alle 3:10. Alle 3:15 ero vestito pronto per salire in macchina, per intenderci, perché tutto quanto andava bene, non sentivo male da nessuna parte. Ovviamente è normale questo, bruciavo un po' dove sono stati applicati i punti, ma era una cosa più che sopportabile, cioè non era nulla di grave. Ho sentito persone che l'hanno fatta, però che magari hanno una soglia del dolore e del fastidio un pochettino più bassa, e badate, non che io ce l'abbia alta, la mia è piuttosto normale, ai quali magari dava più fastidio. Io invece assolutamente niente, e quindi vi dico: andate tranquilli, perché è un'operazione che neanche si sente. Ovviamente non potrete fare chissà quali sforzi fisici disumani, non potrete andare in palestra, non potrete andare a correre. Però è più che sopportabile e onestamente sono contento di averla fatta. Detto questo, il video io lo concludo qui, spero che vi sia stato utile, spero di avervi risolto qualche dubbio. Se ancora avete delle domande, delle preoccupazioni, fatemele nei commenti e io cercherò di rispondervi. E niente, in bocca al lupo per l'eventuale operazione a chiunque la debba fare. Abbiate una buona giornata, bye bye!